la TAV è un'opera importante per il Piemonte, per l'Italia, e diciamo, essendo stata decisa da una stragrande maggioranza, non solo di istituzioni ma anche di persone, dovrebbe realizzarsi come si sta realizzando, senza nessun bisogno di tutela da parte dell'ordine pubblico. Cioè, se vivessimo in un paese normale, si farebbe come hanno fatto in Svizzera, dove hanno realizzato due trafori da 56 chilometri senza che ci fosse bisogno, al massimo qualche vigile urbano per dirigere il traffico ai cantieri. E quindi l'ordine pubblico c'entra in questo modo, però io le ripeto che se si visita il cantiere della TAV si ricava un'impressione di un luogo che migliora la qualità ambientale, perché se qualcuno fosse interessato all'ambiente dovrebbe mettere la dinamite sotto l'impalcato dell'autostrada, perché oscura il rocciamelone, cosa che io non suggerisco di fare, ma che dico è il vero impatto ambientale di questa valle. Il 10 e il 22 sono due importanti appuntamenti per l'alta velocità, o meglio per i NOTAV a Torino. Il 10 grande manifestazione, il 22 si inizia il processo, pochi giorni dopo si vota per le regionali. Come impatta questo la sua campagna elettorale? Per quel che mi riguarda, io non parteciperò alla manifestazione NOTAV, ecco, diciamo, anche perché ho già degli altri impegni. E per il processo ho fiducia nella giustizia, l'ho sempre avuta, rispetto all'autonomia e indipendenza della magistratura e non ho altro da aggiungere. Non è una... temo di scadenza di violenza. Ma io ho già detto, sono preoccupato del fatto che forme di lotta politica che sono contro le persone, contro le sedi dei partiti, non siano isolate politicamente da tutte quelle forze che giustamente ogni qualvolta vedono un rischio per la democrazia fanno articoli, tengono seminari e fanno interviste. Ecco, ne facessero una anche per dire che non si può vivere in una condizione in cui un partito, il Partito Democratico, è sistematicamente oggetto di vandalizzazione da parte di pseudo antagonisti che io preferisco definire fascisti, sarebbe bello, ecco, mi piacerebbe.